Ben ritrovati per la pagina sportiva del nostro telegiornale. Subito il basket con il resoconto del nostro Leonardo Cerconi dell'amichevole che ha visto Estra Pistoia impegnata contro la PL Livorno. Si è chiusa la sfida amichevole tra Pistoia e Livorno, con Pistoia che ha vinto 81-68 contro la PL Livorno. Pistoia formazione di Serie A, PL formazione di Serie B, una partita, ricordiamolo, che aveva una grande valenza, organizzata dall'associazione Autismo Apuania con la beneficenza proprio per l'associazione Autismo Apuania, ed è stato un bel incasso perché il palazzetto di massa con questa tribuna era quasi completamente esaurito, tanti naturalmente i caldi tifosi della PL Livorno. Le indicazioni: Pistoia ha giocato una partita non buonissima, sinceramente non so dire se ci sono stati dei passi in avanti, sicuramente abbiamo visto molto nervosismo. Pistoia ha chiuso con 15 punti di Forrest, 15 punti di Brajkovic, 14 punti di Maverick Rowan, che è apparso il più nervoso ed infatti è stato espulso all'inizio del terzo periodo insieme ad Alessandro Paesano. Una Pistoia che complessivamente è apparsa ancora in fase di rodaggio, sono due settimane che la squadra di Dante Calabria si sta allenando, quindi vedremo nelle prossime settimane, soprattutto aspettiamo la squadra per il trofeo Lovari il 14 e il 15 settembre, quando affronterà tre squadre di Serie A. Buona la prestazione dell'aggregato Boglio, male, molto male, forse anzi indubbiamente il peggiore in campo, Elia Shiles. Calcio, prima gara ufficiale per la nuova pistoiese. Domani gli arancioni saranno impegnati nel primo turno di Coppa Italia di Serie D sul campo del San Donato Tavarnelle. È di fatto il primo test ufficiale prima dell'inizio del campionato, domenica 8 settembre. Fischio d'inizio per il match alle ore 15. TVL trasmetterà la partita in diretta. Medaglia di bronzo al campionato mondiale di Brazilian Jiu-Jitsu per Paolo Romondia, pistoiese 38enne, cintura marrone. Dopo ben 4 combattimenti è riuscito a salire sul podio. Si allena dal 2016 presso la società sportiva Fight Gym Pistoia. Questa per l'associazione sportiva pistoiese è stata un'importante soddisfazione per un lavoro svolto da 10 anni e che vede tanti giovani che in questi anni si sono avvicinati a questa disciplina. Zampada della leader della classifica generale, Margot Van Paktenbeke, chiedo scusa per la pronuncia del nome, nella seconda tappa del Giro della Toscana femminile di ciclismo. La forte belga, 25 anni, porta a colore della Volker Wessel Women Team, si è imposta per pochissimi centimetri sulla lituana Rosa Lelevite, che resta al secondo posto della generale, stavolta con 6 secondi di distacco a causa degli abbuoni. Terza l'ucraina Ola Kulninich. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle programmi di TVL.